C'è una signora che mi guarda dal balcone. E c'è anche il telefono che mi squilla. Ciao ragazzi, sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere una bici che non avete mai visto. Ma come penserete? Questa è la M1. No, no. Questa è la M21 Pro, una bicicletta dotata di acceleratore, dotata anche di sensore di coppia. E questa è la particolarità di questa bici. È una bici fat, identica appunto alla M1 che già vi ho fatto conoscere, ma ha delle piccole differenze. Quindi per questa non vi farò una recensione molto approfondita. Vi parlerò proprio delle caratteristiche di questo tipo di bicicletta. Il sensore di coppia cosa fa? È un dispositivo capace di riconoscere lo sforzo che facciamo e rendere la pedalata, quindi l'utilizzo della bici con pedalata assistita, più naturale possibile. Tra l'altro è buono perché oltre a darci la possibilità di stancarci di meno, ci dà la possibilità contemporaneamente di allenarci, perché effettivamente dobbiamo spingere sui pedali. Sulla bicicletta classica con pedalata assistita accade una cosa particolare: se noi spingiamo sui pedali, anche se la bicicletta ha una velocità superiore a quella che effettivamente serve come velocità per la pedalata, effettivamente noi pedaliamo a vuoto e la bicicletta continua ad andare come se fosse una sorta di acceleratore. In questo caso no. In questo caso comunque noi dobbiamo girare sui pedali, dobbiamo spingere, ma con un poco sforzo. Quindi diciamo è una bici allenante. E infatti ci sono dei pareri contrastanti, dei gusti differenti in base all'utilizzo che se ne fa della bici, perché c'è chi odia il sensore di coppia e c'è invece chi lo adora. All'inizio non ero abituato, anzi ero abituato ai modelli con pedalata assistita senza sensore di coppia e quindi abituato a ricevere direttamente quella spinta iniziale, piacevole quasi perché hanno comunque una bella coppia, e in questo caso ho avuto un attimo di smarrimento, ma dopo 3-4 minuti di utilizzo, ragazzi, mi ero dimenticato di avere una bicicletta con pedalata assistita. Mi sembrava di avere una bici con una leggerezza assurda che comunque mi rendeva l'utilizzo più naturale possibile. Infatti, se io spingo in una salita, in base alla spinta che do, ricevo una maggiore velocità, quindi il motore si adatta alla spinta che do io con le gambe sul pedali. E questo torna utilissimo, per esempio, in mezzo al traffico. Con le altre bici a pedalata assistita, ogni volta che dovevo, per esempio, attraversare una strada per fare un'inversione a U, aspettando il momento in cui la strada era libera, e in quel caso ho avuto sempre il timore: e se va troppo veloce e se attraverso il momento sbagliato riesco a controllare la bici, se dovesse arrivare un mezzo all'improvviso, eccetera. Con questa invece non si ha quella sensazione, quella spinta improvvisa. E tra l'altro il sensore di coppia agisce anche sull'acceleratore, perché questa è una bici legale. Pensate, ha un motore, ora qualcuno ovviamente avrà da ridire, ma è così, vi lascerò i link e tutto ciò che dichiara la casa madre. Il motore è da 500 watt, ma risulta nominale 250. Ora io non so come abbiano fatto, però vi lascerò tutti i link, eventualmente schermate, qualcosa insomma per farvi capire, vedere che effettivamente è così, è certificata legale in Italia, ma ha l'acceleratore che è possibile staccare, e staccando questo acceleratore la bici diventerà legale al 100%, quindi utilizzabile su tutto il territorio europeo. Il sensore di coppia, oltre a funzionare sulla pedalata, funziona anche sull'acceleratore. Visto? Io sto tenendo l'acceleratore premuto e la ruota si ferma, perché il sensore riconosce che non c'è bisogno di spinta, non c'è bisogno di agire, e quindi in questo caso ci fa risparmiare pure la carica della batteria. Questo si trasforma in un'autonomia più lunga. Se con la bici a pedalata assistita, dove il motore deve agire anche dove non c'è bisogno, quindi continua comunque a lavorare, in quel caso ovviamente la durata si ridurrà. Con questa invece, dato che contribuiamo col nostro sforzo delle gambe, allora ovviamente la batteria sarà più lunga. E questo tipo di bici con il sensore di coppia viene scelto soprattutto da chi vuole una bici allenante, che anche se non ci fa stancare, anche se non ci fa faticare, però comunque richiede il nostro intervento. Quindi ora vi faccio vedere qualcosa di dettagliato su questa bici, piccole differenze con il modello precedente, e perché cambia davvero qualcosa, comunque un minimo di differenza c'è. E poi cercherò di farvi medesimare in quello che provo io, in modo da capire effettivamente come funziona. E allora facciamo come sempre una rapida panoramica per guardare la bici. Vediamo i copertoni da 20 pollici, copertoni fat che ci permettono di assorbire tutte le asperità del terreno. Nella parte posteriore abbiamo il solito cambio Shimano Tourney con 7 rapporti, e davanti abbiamo la monocorona. Pedali che si possono anche ripiegare per occupare meno spazio. Considerate che tutta la bici si può ripiegare, e una volta ripiegata si può mettere anche all'interno di una piccola macchina. Metterò anche una schermata
di questa bici all'interno della mia Toyota Ego. Sellino non comodissimo, però mi sono già abituato effettivamente rispetto alla prima volta, lo trovo più comodo. Questo invece è il fanalino posteriore, che a differenza del modello precedente in questo caso si può anche accendere, quindi dotato di batteria e un tastino nella parte inferiore. Lo stesso sellino si può spostare in avanti e indietro, si può regolare ovviamente l'altezza. Questa è la sospensione posteriore, basta girare per poter regolare la durezza dello stesso. Il sistema per piegare il telaio, quindi per poterla inserire all'interno di un bagagliaio eccetera, la chiave che ci permette anche di sfilare la batteria e funge anche da antifurto. Si può piegare anche il manubrio e questo è il faro nella parte frontale. Lo ho già acceso, vi faccio vedere come si spegne. Basta premere il tastino nella parte superiore del pannellino di controllo e più in basso troviamo anche il catene frangente. Ovviamente sempre nella parte frontale troviamo pure i due steli degli ammortizzatori, che sono regolabili, si possono aprire e chiudere, si può anche regolare il precarico eccetera, ed essendo una bici perfettamente a norma ovviamente ha tutti i catari frangenti obbligatori per legge. Il cablaggio è tutto ordinato e mantenuto insieme da questa spirale. Questo è il cambio del manubrio per poter regolare i rapporti. Questa invece è l'acceleratore che abbiamo visto poco fa. Da questa parte troviamo il pannellino di controllo con il display e questo il campanello, che a differenza del modello precedente che aveva il campanello elettronico, troviamo il classico campanello che si aziona con il pollice. I freni sono a disco sia posteriori che anteriori, sono da 180 mm, si tratta però di freni meccanici come il modello precedente. E questo è il cavalletto in posizione arretrata che ci permette di spostare la bici senza avere il problema dei pedali che vadano a urtare contro lo stesso. L'unica cosa che non mi fa impazzire effettivamente, e anche sul modello precedente, è la qualità estetica delle saldature, che comunque sono fatte bene, reggono, però esteticamente non sono proprio come piacciono a me. Un'altra piccola differenza, oltre al fanalino e poco altro, la troviamo nella cura di alcuni dettagli. Per esempio sulle leve dei freni, sia quella anteriore che quella posteriore, troviamo questa gommina che rende l'utilizzo un pochettino più ergonomico. Diamo un'occhiata anche al pannello, quindi accendiamo il display, spero che si veda bene. Ok, sì, in questo caso con questo contrasto si riesce a vedere. Sotto la luce diretta del sole non si vede benissimo, devo essere sincero. Comunque, per poter cambiare la velocità basterà premere il tastino in basso e quindi in base a quella che sceglieremo avremo una velocità crescente da 15 fino a 25 km orari. Anche questa bici si può sbloccare, quindi per poterla sbloccare basterà accendere la bici mantenendo le due leve premute contemporaneamente all'acceleratore, dopodiché si rilasciano, apparirà un messaggio di errore sul display e questo ci permetterà di sbloccare oppure riportare la bici nella versione originale. Quando accenderemo e spegneremo i fari ci verrà segnalato anche da questa spia sulla parte alta del display. Quindi come vedete accesi e spenti ci verrà indicato qua in alto. In basso abbiamo anche il chilometraggio, che però si azzera ogni volta che farete il reset, quindi cambierete la modalità tra versione sbloccata con una velocità che non è legale in Italia e la versione normale, quindi con i 25 km orari al massimo raggiungibili con la pedalata assistita oppure con l'acceleratore. E allora adesso voglio farvi vedere come parte la bici utilizzando l'acceleratore, quindi senza pedalare, e vedrete che effettivamente sarebbe come se io stessi guidando uno scooter elettrico. Quindi premo l'acceleratore e riesco ad andare senza alcun problema. Questa però è la velocità minima. Adesso siamo con la marcia più alta, quindi la settima marcia, e voglio farvi vedere come con questo sensore di coppia riesco a partire senza problemi, senza sforzo eccessivo, a differenza invece di quella pedalata assistita senza sensore di coppia, e che poi mi permette, nonostante la marcia alta, di utilizzarla serenamente. Quindi basta fare mezza pedalata, ragazzi, siamo in salita, voi ora non mi vedete quindi riparto da una posizione un pochettino più distante. E allora ragazzi, sono il puntino qua in fondo adesso vi farò vedere come, utilizzando la bici in salita, riesco ad utilizzarla con la marcia più alta senza fare sforzo, perché il sensore di coppia riconosce che io sto spingendo sul pedale e dà la giusta spinta sul motore in modo da far andare la bici in modo naturale. Ed effettivamente è come se io stessi pedalando con una marcia più bassa, quindi facendo poca fatica, ma comunque devo spingere. Voglio farvi vedere anche come basta fare, ma forse un decimo di pedalata, mentre sulle altre bisogna farne almeno una e mezzo, quindi in salita risulta più difficile. In questo caso, anche se sono in salita, dando il primo colpo sul pedale, il sensore di coppia riconosce che io sto pedalando e avvia con dolcezza appunto la partenza del motore. Quindi già è partita, avete visto, ho dato solo un colpetto ai pedali, io sto pedalando poco, la bici va piano, se io accelero fa tutto il sensore di coppia e aumenta la sua velocità, e sono con la marcia più alta.
Adesso ragazzi sono con la marcia più leggera, quindi la prima marcia, che mi richiede di fare più pedalate per lo stesso percorso. Quindi guardate come parte immediatamente, semplicemente dando pure in questo caso un colpetto ai pedali. Ok, già partita. Io adesso sto pedalando piano e la bici va piano, quindi io ricevo la spinta dal motore senza fare praticamente sforzo, ma se aumento il numero di giri il motore aumenta assieme a me, quindi assieme al numero delle mie pedalate automaticamente il motore darà più spinta e è praticamente immediato, quindi si ha veramente la sensazione di guida naturale. Questo tipo di pedalata va bene sia nell'ambito cittadino, nel quale bisogna accelerare, quindi pedalare più velocemente e frenare con più circostanze, possono esserci pedoni che attraversano, degli ostacoli eccetera, quindi in quel caso poter gestire con le nostre gambe effettivamente la velocità della bici è più utile rispetto ad un motore che interviene e che poi stacca automaticamente solo alla pressione dei freni. Anche questo stacca automaticamente alla pressione dei freni, quindi se noi la utilizziamo con la pedalata assistita ma teniamo il freno un pochettino premuto ovviamente non interverrà. Però riuscire in strade dissestate oppure in fuoristrada a gestire, a comandare la bici con le proprie gambe, capendo quando è il caso di accelerare, spingere di più e la bici si comporta esattamente come se fosse una bici normale non elettrica, sicuramente è imparagonabile all'altro tipo, ragazzi, bisogna provarlo per capirla, ma posso garantirvi che è un piccolo mostriciattolo e che questa proporzione di spinta si può gestire grazie alle impostazioni sul display, quindi con potenza numero 1, 2 o 3 possiamo avere una maggiore spinta oppure una minore spinta per adattarla al percorso che stiamo percorrendo e riusciamo ad avere anche una velocità maggiore. Quindi in città potremmo limitarci a 15 km/h e in percorsi extraurbani potremmo metterla a 25, ma se vogliamo su strade private dove è consentito possiamo anche sbloccarla e raggiungere i 40 km/h. Quindi una bici valida da questo punto di vista, e il resto ve l'ho fatto vedere anche nell'altro modello, quindi non vi parlerò, non approfondirò tutto il resto, anche se già ho parlato abbastanza. Adesso facciamo un paio di riprese così la vediamo un attimo in funzione mentre facciamo una pedalata, facciamo un paio di inquadrature e poi ci vediamo per i saluti. E allora ragazzi, adesso sono in pianura, sto pedalando piano, ricevo una spinta da parte del motore proporzionata a quella che do io sui pedali, ma sono in pianura. Adesso questa è una salita ripida, dissestata, guardate come riesco a spingere, il sensore di coppia capisce quanto sto spingendo, non fa neanche slittare le ruote, guardate, in questa salita riesco pure a pedalare con una mano e la bici si comporta benissimo, sembra di essere quasi in pianura, a differenza dell'altra che invece mi faceva pure slittare la ruota posteriore. Guardate, faccio vedere come parte, basta muovere appena il pedale e la bici si avvia. Già abbiamo il sensore, io stacco con la pedalata e la bici si ferma. L'altra invece ti permetteva di avere qualche metro in più di spinta del motore, per poterlo interrompere rapidamente bisognava premere il freno. Questa invece, appena stacchiamo la pedalata, automaticamente interrompe la spinta con il motore, è proprio effettivamente una sensazione molto naturale di guida. E allora adesso vi faccio vedere come funziona il sensore di coppia dando una leggera pressione al pedale. Guardate, premo un poco sul pedale appena. Ok, già la bici è partita, avendo solo una mano perché con l'altra tengo il telefono non riesco a farvi capire benissimo questo concetto, però guardate, pedalo piano, la bici va piano con la spinta del motore, aumento il numero di giri dei pedali e il motore mi segue dando una spinta maggiore, molto molto più naturale come sensazione. Se interrompo la pedalata, come in questo caso, il motore si ferma, ricomincio piano piano, ho una spinta leggerissima, in questo momento il motore sta lavorando, eppure per me è come se stessi pedalando io. Adesso altra salita molto ripida, fastidiosa, e riesco con una mano, quindi tenendo con due dita il manubrio, a pedalare cercando di non cadere anche lentamente, quindi con poca spinta del motore per quanto riguarda la velocità, ma con una buona potenza riesco a percorrere anche questa salita con molta facilità, aumentando le pedalate sentite il motore come mi segue e quindi come mi facilita di tantissimo il lavoro da pedalata, rendendo più piacevole l'utilizzo della bici.
non vi ho parlato del suo prezzo. Costa 1499 euro. Spero di ottenere anche un codice di sconto. Sicuramente il prezzo non è basso, ma se considerate la tecnologia e la bellezza di guidare una bici di questo tipo e i prezzi che ci sono effettivamente online sulle concorrenze, ragazzi, a meno che non prendiate un prodotto proprio scadente con materiali non buoni, eccetera, allora non potrete avere sicuramente la stessa qualità che avrete con questa bici, che tra l'altro si apre e si chiude con molta facilità. Ci permette, una volta ripiegata in questo modo, sia di estrarre la batteria da questa parte e sia ovviamente di metterla in un bagagliaio, come ho detto poco fa, per trasportarla agevolmente. Per quanto riguarda l'autonomia su questa bici, effettivamente non so pronunciarmi più di tanto perché l'ho usata poco. Ho già l'altra, sto utilizzando l'altra, quindi su questa non ho avuto tanta possibilità di vedere quanto l'autonomia sia superiore. Però effettivamente, visto lo sforzo inferiore della batteria e visto che contribuiamo in modo piacevole nella pedalata, allora sicuramente l'autonomia ne trarrà vantaggio e quindi durerà molto di più. Ragazzi, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi interessa vedere altri video su questo modello, capire ancora meglio alcuni dettagli, possibilmente ho tralasciato qualche particolare, casomai ditemelo, e se vi interessa un video più approfondito potrei eventualmente anche farlo. Non mi rimane quindi che ringraziarvi, darvi appuntamento a tutti i miei prossimi video e invitarvi ad iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella, e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.